Allora, buonasera a tutti, io direi che a questo punto possiamo cominciare. Io sono Lauro Rossi, quello che ha, diciamo, curato, almeno ha scritto la parte introduttiva della ripubblicazione di questo libro di Viaggio a Miraglia. I relatori, diciamo, di questa sera, Dino Fioravanti lo conoscete tutti, Zeffiro Ciuffoletti, Adolfo Noto. Zeffiro Ciuffoletti segna Storia del Risorgimento e Adolfo Noto è Storia delle Dottrine Politiche all'Università di Teramo. Allora, ci siamo dati quest'ordine, prima interviene Zeffiro, no? Anche perché credo che forse c'è il problema di poter ripartire. Allora, comincia Adolfo, allora per primo, poi Dino Fioravanti farà il secondo intervento, Zeffiro Ciuffoletti. Siamo sempre preparati a tutto, perché io dovevo essere il terzo che chiudeva, invece divento il primo, ma naturalmente va bene così, perché con Lauro, che ha avuto la meritoria iniziativa di curare la riedizione di questo importante, anche se naturalmente poco conosciuto, libro di Biagio Miraglia, da Strongoli, c'è nella Strongoli, è un paesino oggi in provincia di Crotone, sullo Ionio calabrese, da Strongoli, perché esiste un Biagio Miraglia perfettamente coetaneo, credo che sia morto anche lo stesso anno, e quindi diciamo già che era uno psichiatra, c'era. Infatti c'è un profilo di un ricordo di Biagio Miraglia di andare vera, edito da Edizioni del Manicomio, una cosa del genere. Comunque, invece, Biagio Miraglia da Strongoli è un, si autoqualifica esule calabrese, la Calabria ha un ruolo importante naturalmente nella formazione di Miraglia, perché è calabrese, ma perché rivendica in un certo senso la calabresità, diremmo oggi con un vezzo un po' novecentesco, rivendica la calabresità come, diciamo, quasi un elemento di predisposizione a una generazione, per una generazione di intellettuali che si sono ribellati nei confronti del regime assoluto e che non solamente si sono ribellati, ma hanno dato vita a dei veri e propri circoli intellettuali che hanno costituito poi un fondamento, non un segmento non di seconda importanza degli intellettuali del Risorgimento italiano. Vi era un gruppo di scrittori calabresi che erano in qualche modo tutti collegati, questo gruppo di giovani scrittori calabresi, giovani alla vigilia del 1848, erano tutti più o meno direttamente collegati a Benedetto Musolino, che nel 1834 aveva fondato la setta rivoluzionaria dei Figliuoli della Giovine Italia, una setta naturalmente ispirata a Mazzini, come è facile intendere fin dal nome, ma che era, diciamo, nutrito Musolino stesso di cultura sensista e materialista, ed era convinto, diciamo, aveva delle linee espresse in un suo famoso catechismo più radicali dal punto di vista sociale. Ritornando al gruppo di scrittori calabresi intorno a Musolino, punto d'incontro per questa generazione fu il periodico Il Calabrese, i cui redattori, in gran parte giovani esponenti della borghesia locale, mostravano un'attenzione nei confronti dei fermenti pre-1848. I collaboratori, alcuni di questi collaboratori hanno nomi piuttosto altisonanti, ma è un gioco sempre di omonimia piuttosto curioso, in alcuni casi anche di discendenze, perché faceva parte di questo gruppo
un Francesco Saverio Salfi, che era nipote del discepolo, degli ideologhi, del grande Salfi franco-italiano, Giuseppe Campagna, Biagio Miraglia da Strongoli, Pietro Giannone, che è un omonimo semplicemente il grande umanista del Seicento, Vincenzo Padula, che è una figura piuttosto interessante, e soprattutto Domenico Mauro, leader delle rivolte cosentine del 1844, quella che attirò la spedizione dei fratelli Bandiera e poi la resistenza che nel 1848, dopo i fatti del 15 maggio a Napoli, venne portata avanti da un comitato sempre a Cosenza, di cui Mauro era leader. Il primo numero di questo periodico venne pubblicato il 15 novembre del 1842 e è un periodico soprattutto di letteratura, ma dove viene continuamente coniugato i temi letterari vengono coniugati allo spirito di nazionalità. Francesco De Santis aveva coniato per questo gruppo, per alcuni, molti di questi, la definizione di romanticismo calabrese. Miraglia, Mauro, Padula, Giannone, insieme a Raffa, Baffi, che rappresentava, secondo De Santis, una versione del romanticismo italiano che riteneva dotato nelle sue manifestazioni di un realismo naturale, cito proprio naturale fra virgolette, contrapposto al romanticismo convenzionale di imitazione, tra virgolette, cito da De Santis, che aveva preso piede a Napoli. Ma un altro polo importante, questi esponenti della borghesia intellettuale sono un ceto intellettuale che ha ascendenze culturali nell'illuminismo meridionale di derivazione napoletana, ma che non ha centri di eccellenza in Calabria. I circoli dentro cui circolano i testi che vengono appresi da chi frequenta Napoli per motivi di studio e vengono messi in circolazione, i centri di circolazione delle idee sono le scuole, i licei, i seminari. C'è un famoso diciamo dal punto di vista della storia della pedagogia risorgimentale, un famoso collegio albanese di Sant'Adriano a San Demetrio Corone, un piccolo centro arbresh albanese. Voi sapete che in Calabria, come in Sicilia e in Molise, ci sono delle colonie albanesi, dove hanno studiato moltissimi di questi esponenti, oltre a Miraglia, Pietro Giannone, Domenico Mauro, e vi studiò a Gesilao Milano, il famoso regicida, cioè colui il quale attentò alla vita di Ferdinando II nel 1856. Era, erano lontani da centri di eccellenza, ma cominciavano a produrre qualcosa, cominciavano a produrre anche degli esponenti come per esempio, nell'età della Restaurazione, Pasquale Galluppi, che introdusse la conoscenza di Kant nel Regno di Napoli e di Tropea, ma tutti questi erano collegati tra di loro, avevano rapporti di conoscenza dirette, colleganze parentali, per esempio, insomma, di ogni genere. I tumulti risorgimentali consentiranno a questi giovani invece di sentirsi titolari a tutti gli effetti di un progetto culturale ideale, anche politico, di grande respiro, che era appunto la lotta per la nazionalità e la democrazia. Io ho fatto questi riferimenti perché Biagio Miraglia, nel momento in cui si trova a Roma, fra l'altro protagonista e comunque capace di archiviare
documenti, di raccontare i fatti nel giro di pochissimo tempo, perché questo libro esce in una prima edizione nel 1850, poi questa edizione del 1851 credo che sia che contenga quell'ultima parte che è una vera e propria aggiunta. Io per il momento tenderei a fermarmi, voglio semplicemente dare, leggere un passo dell'introduzione della premessa di Biagio Miraglia, che dà un'idea di una sorta di autopresentazione. Dice: nato sui poetici monti della Calabria, stiamo parlando, l'autore è un letterato ed è in questo passo che lui rivendica il suo essere letterato e non storico. Nato sui poetici monti della Calabria, sotto il cielo del mezzogiorno, uso a configurare il suo pensiero nello stampo della strofa lirica, lo scrittore di queste carte non ha potuto, riguardo a stile, e non ha voluto dismettere le abitudini di tutta una vita. A chi non troverà in questo libro la semplicità storica e a chi troverà modi di dire troppo immaginari, e ne domanda perdono. E mi fermo qui. Grazie. Grazie, perché così possiamo fare due interventi magari, no? E la discussione anche diventa più... E soprattutto grazie per questo ricordo, diciamo, della formazione culturale, intellettuale di Miraglia, che poi farà cose molto diverse, insomma, ecco, poi andrà da Roma, Genova, Torino, insomma, quindi vorrei dare adesso la parola al nostro amico Dino Fioravanti, il quale credo che abbia preparato anche delle immagini da farci vedere, no? Non so adesso come siete... Dunque, questo libro nasce proprio dalle immagini. Dunque, nel 2009 abbiamo... No, volevo chiedere... Per nel 2009, d'intesa con l'editore Gangemi, abbiamo organizzato una mostra dedicata alla Repubblica Romana tra la celebrazione e la satira. Il testo base, per quanto riguarda l'elemento di celebrazione, era il testo di Miraglia. Perché? Perché ha un apparato iconografico amplissimo, molto bello, molto, oltretutto completamente a colori. E a colori, ed è di una rarità questo volume dal punto di vista bibliografico. Difatti bisogna ringraziare il proprietario, dottor Gianfranco De Santis, per averlo concesso nella sua riproduzione, in quanto questo libro difficilmente noi troviamo una ricchezza di elementi così esaustiva. E la mostra fu celebrata, fu organizzata con una serie di altre immagini proprio tratte da un altro volume che riguardava la Repubblica Romana, però fatta da parte clericale, che era il Circo Popolare del 1849. E sì, così noi possiamo vedere praticamente che nei due libri come l'immagine, i due punti di vista, quello della Repubblica Romana celebrativa e quello della reazione che nel 49 rivede gli stessi avvenimenti con occhio assolutamente diverso. Questo che voi vedete è l'immagine che poi la copertina del libro, che riguarda la Repubblica Romana. Questo è il frontespizio del libro, dove noi abbiamo... Si possono spegnere, forse è meglio. Si vede ancora meglio. Dove è sintetizzata un po' gli aspetti fondamentali, l'esercito della Repubblica Romana, i volontari garibaldini. E ecco, questa invece che voi vedete è l'immagine clericale portata avanti dal giornale popolare nel 49 di come viene vista la Rivoluzione Romana, che ci dà un'idea della contrapposizione violenta tra queste posizioni.
Questo è il frontespizio appunto di quest'opera fondamentale, ricchissima. Anzi, direi che i periodici satirici dell'Ottocento, della seconda dell'Ottocento, sono una vera miniera di suggestioni e di immagini, e anche questo libro varrebbe la pena di ripubblicarlo. Questo è un suggerimento che do alla... Ecco, il Miraia, protagonista e spettatore di tutti quanti gli avvenimenti, ricostruisce l'assassino di Pellegrino Rossi che voi vedete in questa immagine. Proclamazione della Repubblica Romana, potete notare la presenza anche di una figura in abito talare che rappresenta la corrente progressista da parte del clero, rappresentata poi da Ugo Bassi, e poi torneremo con alcune immagini molto significative. Ecco, guardate come la Repubblica Romana viene presentata come un elemento fondamentale, cioè la democrazia, il popolo sovrano. E questa è la versione clericale del popolo sovrano del 1849, che come vede tende a smitizzare e a distruggere tutti quanti quelli che sono i valori dati in precedenza. Però qui noi abbiamo l'immagine dei triunvi, e guardate questa immagine di Mazzini, come indicato, come il grande prestigiatore d'Europa, con i suoi beretti frigi del repubblicanesimo, con i suoi candelieri coltelli che danno un'idea. Poi noi abbiamo anche l'indicazione delle varie battaglie, questa è la battaglia del 420, poi abbiamo la battaglia di Velletri, celebrata, grande vittoria della Repubblica Romana, e questo è come invece il mondo clericale celebra la vittoria di Velletri. Altre battaglie. E altra cerimonia che riguardava. Le figure sono tutte pregnanti, questa è la figura dell'ingresso dei francesi a Roma, che testò anche con Marcello. Se mi fa venire, mi ricordo che sei incantato un attimo. Ci sono due immagini su Ugo Bassi che vale la pena di vedere, abbiamo quasi terminato. Come chiedo scusa, Nico, sei incantato. Ecco, questa è la figura di Garibaldi che sta tenendo, e nello stesso tempo la figura satirica di Garibaldi che si aggira nel Colonnato di San Pietro.
ci sono ancora due immagini di Ugo Bassi molto interessanti. Dove è andata? Mi serviva ancora l'ego. Questa è un'immagine di Ugo Bassi che è contenuta nel libro e vorrei farvi vedere questa stampa fatta, non satirica, ma abbastanza significativa proprio su Ugo Bassi, che è del 1849. Ecco, guardate l'immagine estremamente feroce. Da una parte noi abbiamo Pio IX in alto con una cornice angelica di trionfo, dall'altra parte Ugo Bassi che ha una cornice di rovi e di animali e nello stesso tempo ha accanto a sé simboli di morte e di arricchimento illecito. Del resto questa è un'altra immagine contenuta nel libro di Miraglia in cui si vede Pio IX nella sua come tiranno romano che in sonno gli appaiono le immagini dei martiri della Repubblica Romana. E finiamo con il Pasquino, che praticamente con questa immagine molto importante della politica di Pio IX durante la Repubblica Romana. Ecco, questo io vorrei sottolineare il pregio di quest'opera di Miraglia, non solo per la freschezza dei ricordi e della presenza, ma per la ricchezza di queste tavole e di che ne fanno un libro unico, un libro da far rivivere e che l'editore Gangemi abbia avuto la sensibilità di portarlo avanti. È un contributo ad esplorare anche la parte, oltre che storica, grafica, di queste preziose edizioni. Allora, grazie a Dino Fioravanti, perché non è sempre facile, parlando dei libri, parlare pure diciamo, dell'iconografia che li correda, e in questo caso devo dire che insomma meritava un'accurata presentazione come quella c'è stata fatta delle immagini, perché appunto nel libro rappresentano un momento importante e poi non sono molto conosciute, insomma, a differenza di tante altre immagini che abbiamo sulla Repubblica Romana, sul Risorgimento in generale, insomma queste sono immagini che credo che entreranno poi a far parte di questa ampia collezione che oramai si va preparando anche col comitato 150 anni che ne ha raccolte, credo proprio migliaia su migliaia, per cui queste entreranno a far parte diciamo di questa grande collezione. E adesso do la parola a Zeffiro Ciuffoletti, il quale tornerà diciamo sulle pagine scritte del volume. Prego. Intanto, visto che c'è sempre una filosofia nelle cose, era giusto che Adolfo Noto iniziasse, perché ci ha dato la formazione di questo personaggio che a caldo
scrive questa storia della rivoluzione romana, così è il titolo, e la scrive dando una interpretazione che è tipicamente legata a quella formazione. C'è una formazione di tipo settecentesco e direi, lo precisa bene nell'introduzione, di tipo giacobino. Mentre nel resto dell'Italia, specialmente nell'Italia da Firenze in su, Roma una cosa sempre complessa, ma da Firenze in su il romanticismo ha fatto il suo corso e ha influenzato moltissimo la cultura dell'elite, la cultura dominante, la cultura, e ha influenzato inevitabilmente anche le espressioni e i modi e le idee e i miti che circolano nel popolo. Nel sud invece l'influenza della grande cultura settecentesca napoletana, così strettamente legata al processo di secolarizzazione che l'illuminismo comporta, e poi l'esperienza giacobina, che sì infelice, sì passiva quanto volete, ma è tale da influenzare le elite culturali meridionali. E questo personaggio, devo dire, Dino, hai fatto una buona e utile presentazione della formazione culturale, è dentro esattamente quel tipo di cultura, perché lui nella prefazione si richiama alla rivoluzione francese del 92, perché rovescia i troni, e perché 92 non 89, quindi alla parte giacobina della rivoluzione, e perché chiude la partita con i due troni, quello della monarchia e quello del papato. L'elemento chiave di questa storia è che tutti dobbiamo comprendere che la Repubblica Romana è l'episodio più rivoluzionario del 48-49. Visto dall'Europa e visto anche dall'interno, questo è l'episodio più rivoluzionario del 48-49, ma di più delle giornate di Milano, di più delle battaglie, è veramente un epifenomeno rivoluzionario in un'Europa a controtendenza. Quindi il suo clamore è tanto più grande proprio perché è in controtendenza, quindi probabilmente il mito che si crea da subito e che ha impedito, devo dire, alla storiografia di capirne fino in fondo, decodificarlo e quindi sceverarlo, perché il mito della Repubblica Romana nasce subito, quest'opera ha due o tre edizioni nel giro di poco tempo, ma di Roma si interessa all'Europa intera. Roma non è l'ultimo posto del mondo, è la città più espressiva della cultura e della storia italiana e della storia mondiale, il cristianesimo, e quindi tutti i viaggiatori venivano a Roma, ma a volte saltavano Firenze, ma Roma non era facile saltarla. Quindi è evidente che si crea immediatamente un'attenzione fortissima, tanto più forte in paesi come la Francia, che hanno quella tradizione giacobina dentro e che è parte della rivoluzione del 48 in Francia, anche se poi sconfitta, ma talmente presente ancora nella rappresentanza popolare e nella costituzione materiale francese, che Mazzini si illude che attraverso il suffragio universale si possano rovesciare le cose. D'altra parte la presenza di Mazzini dà il tono europeo a questa rivoluzione, e forse la uccide prima del termine, perché coalizza contro Roma l'universo mondo, cioè i grandi poteri, che l'Austria in primo luogo, ma tutta l'Europa, che è moderata e conservatrice, che ha ripreso, compresa la maggioranza del popolo francese, che ha votato per il suffragio universale, quel suffragio universale che invece Miraglia esalta come il fatto più rivoluzionario, richiamandosi proprio ai principi della rivoluzione francese. Qui non si esalta tanto la nazione Italia, badate, ma si esalta il popolo che si esprime attraverso il suffragio universale. D'altra parte, siccome quest'opera, che io conosco da poco e ho annusato come fanno spesso i praticanti un pochino, si va a vedere, è ricchissima di documenti, e fra i documenti c'è un discorso di Armellini, ministro dell'interno, allora è uno dei componenti fondamentali della commissione di governo. Questa figura è formidabile perché è la figura di un uomo di legge, ormai anziano, ma
di tale reputazione che come dire, è il più espressivo della fase iniziale della rivoluzione romana. Ora, qui è riportato, fra i tantissimi documenti che riporta Miraglia, secondo me è andato via con un paio di valigie piene di giornali, di documenti, deve aver portato via un sacco di roba. Gli italiani sono famosi in Europa in quel periodo ottocentesco per portare via libri, ma lui deve aver portato via di tutto, di più, perché...